E con il consueto appuntamento con Forza Napoli on the road ci troviamo oggi a San Giuseppe Vesuviano nel post partita di Napoli-Liverpool. Il Napoli ha vinto 2-0 con reti di Mertens e Llorente. Vediamo cosa ne pensano i tifosi. Tanti tifosi a San Giuseppe Vesuviano, grande Napoli, nome? Gaetano, come ha visto questo Napoli? Un Napoli strepitoso, non abbiamo visto i campioni d'Europa perché non hanno giocato. Il Napoli non ha fatto vedere nessuna differenza, la squadra è equilibrata, un primo tempo equilibrato, un secondo tempo che abbiamo dominato. Quindi la squadra ha giocato con la mente, soprattutto con una grandissima mentalità vincente e il risultato è arrivato. Migliore in campo? Koulibaly è stato strepitoso. Veramente difficile oggi dire chi è il migliore in campo, dai. Meret, grande calciatore. Llorente timbra il cartellino e quindi grande. Mertens fa la sua parte. Però effettivamente Caleone procura il rigore, quindi grande Napoli. Però ho visto un Koulibaly che ha giocato con un cuore grandissimo, ha preso palle ovunque, quindi è andato a difendere veramente con il cuore. Quindi per me stasera tutti grandi, ma Koulibaly è un voto in più. Quindi sempre solo Forza Napoli. E diamo la linea alla nostra vittoria, dai! Un saluto a tutti gli amici e le amiche di Forza Napoli on the road. Quest'estate siamo partiti sempre qui, questo è un posto magico, Piazza Carlo III, per cui non potevamo che ripartire da qui. Ovviamente sempre per ascoltare le vostre opinioni, perché voi siete veri protagonisti. Seguiamo tutte le vostre opinioni. Andiamo. Un tifosissimo del Napoli, come si chiama? Nunzio Colella. Signor Nunzio, secondo lei come abbiamo giocato ieri sera? Ma a parte il gioco è stata una bellissima partita, perché finché si vince sono partite importantissime queste che fanno crescere molto la squadra, e la squadra è cresciuta tanto grazie ad Aurelio De Laurentiis. Io sono un tifosissimo, avevo 5 anni, io sono un realista, amo dire le cose reali. A che ne dicono qualche cerchia di persone limitate, insomma, che poi fa parte della nostra bella Napoli. Il Napoli è una grande squadra a livello internazionale, è cresciuto con gli anni, perché niente nasce per caso. Alla base ci sta un grosso progetto, abbiamo una società credibile nell'ottica mia, poi ognuno di noi è libero di pensare quello. Sì, però abbiamo vinto, quindi questo è importante. Sono stracontento, abbiamo vinto 2-0, Llorente è un grande acquisto. Llorente è stata proprio la ciliegina sulla torta, grazie sempre ad Aurelio, De Laurentiis e Ancelotti, perché Ancelotti l'ha preso Aurelio, a Benitez l'ha preso Aurelio, insomma, al che ne dicono sono 3-4 persone per tutta Napoli. Io sono un realista, seguo il Napoli da 5 anni e quello che sto vedendo negli ultimi 7-8 anni io sto godendo maledettamente. Io però la lascio con sempre forza. Forza Napoli, alla grande, dai. Altro tifoso del Napoli, nome? Carillo Andrea. Andrea ha visto la partita sicuramente. Senz'altro. È entusiasta, no? Sì, un grande Koulibaly che è stato mostruoso. Bello, grande Koulibaly. Vedete, tutti dicono Koulibaly, nonostante Mertens abbia sbloccato. Un grindoso, uno che non molla mai. Bellissimo. Koulibaly si rifà, diciamo, dalla sfortuna. Dalla sfortuna con la Juve, e ci stava capitando pure stasera. La scivolata. No, era Manolas, però grande partita, abbiamo battuto i campioni del mondo, campioni d'Europa. È una soddisfazione. Quindi sempre e solo forza Napoli, ragazzi, forza Napoli. Grandissimo tifoso del Napoli, l'hai vista la partita ieri? Yes, of course, sì, certo. Secondo te come abbiamo giocato? Gioca discretamente, poi si poteva fare di meglio, nonostante la squadra avversaria fosse una squadra di alto livello, però abbiamo giocato davvero bene. Llorente, ti è piaciuto quando è entrato? Llorente? È un attaccante che abbiamo comprato da poco. Sì, si è comportato bene. E io ti lascio con sempre forza Napoli! Altro tifoso del Napoli, siamo sempre a San Giuseppe Vesuviano dopo il 2-0 di Napoli-Liverpool. Grande euforia per i tifosi, vediamo cosa ne pensa. Domenico, ha visto la partita sicuramente? Certo, siamo stati al ristorante, io con il mio amico Domenico. Bene. E no, sono contentissimo, grandissima partita, fenomenale, tutta la squadra. Mi è piaciuto un sacco Mario Rui, mi è piaciuto un sacco, poi Caleone, Mertens, tutti fantastici.
diciamo, speriamo di, vabbè, di passare il girone, di, speriamo, e forza Napoli. Più di dire. Il viatico è ottimo, vincere con il Liverpool in campo e non passare, certo, il girone, certo, sarebbe una disfatta, quindi diciamo la verità. Certo, comunque le altre partite sono semplici, abbiamo il Genk, poi il Salisburgo, speriamo, avremo 6 punti da fare, speriamo che... Le aspettative per questo campionato, dai, a prescindere dalla vittoria di... Per il campionato la vedo ancora dura, la vedo, perché comunque c'è l'Inter e la Juve che sono un passo avanti al Napoli, però spero di un ottimo cammino del Napoli in Champions. Queste prime partite hanno messo in evidenza che l'operato del Napoli e di De Laurentiis sul mercato è stato un operato più che soddisfacente, no? Nonostante, certo, le critiche. Cosa, certo, ne pensi tu? No, certo, certo, diciamo l'apparenza, diciamo, ha dato qualche dubbio, perché comunque si aspettavano grandi campioni, però diciamo tutto sommato ha avuto ragione il presidente, comunque con Llorente è stato un ottimo acquisto, con Lozano sono stati grandissimi acquisti. Di Lorenzo per una volta abbiamo un ottimo terzino, per una volta, perché gli altri terzini non è che mi piacciono tanto, per una volta il presidente ha fatto una spesa ottima, abbiamo un ottimo terzino Di Lorenzo, ottimo anche in prospettiva per la nazionale. Sempre e solo forza Napoli! Come vi chiamate? Giuseppe. Signor Giuseppe, ieri l'avete vista la partita? Esattamente, come si fa? Per me è piaciuto tantissimo, ma sempre qualche pecca in difesa. Nonostante abbiamo comprato comunque Manolas, che doveva essere... E invece c'è stata qualche un po' di leggerezza, specialmente in certi momenti della partita, mamma mia, che paura. Però c'è da dire che Liverpool che cos'è? Sì, certamente è la musica, è la portata del titolo. Quindi ora vincere vicino con una squadra del genere, una blasonata del genere, capirai. Siamo i più forti adesso a livello internazionale. Noi di Napoli. Comunque sempre forza Napoli. Sempre a San Giuseppe Vesuviano con Antonio, grande tifoso del Napoli, ti vedo con la sciarpa, reduce sicuramente dalla partita, no? Certamente, una bellissima prestazione del Napoli, grande vittoria, bellissima serata, gol di Mertens e Llorente. Migliore in campo? Mertens chi era? Mertens è stato sicuramente uno dei migliori. Oggi è proprio difficile dire chi è il migliore in campo, effettivamente. Hanno fatto tutti un bel gioco, una bella squadra, è andata bene. Ma per uscire con la sciarpa, gioca a calcio tu? Fai nella vita? Panificazione, pane. No, panificio. Panificio Viola. Dove c'era il panificio? San Gennaro Vesuviano. Poi di pubblicità, panificio Viola a San Gennaro Vesuviano. Andate, lo trovate, è un grande tifoso del Napoli. Sempre forza Napoli. Come si chiama? Mi chiamo Enrico Cella, sono il presidente dell'associazione culturale Vivere il Quartiere di San Lorenzo Vicaria. Il Napoli ieri ha fatto la più bella partita degli ultimi 2 anni, è stato superlativo, hanno giocato tutti quanti bene, forse un pochettino Insigne, ma era reduce da un infortunio. Tutti quanti all'inizio eravamo preoccupati perché il Napoli, diciamo, non aveva acquistato i calciatori che voleva Ancelotti, però questi 2 o 3 calciatori che ha preso si sono dimostrati di ottimo livello. Non bastano i nomi, ma la concretezza in campo. L'abbiamo visto ieri, speriamo che anche in seguito il Napoli si ripeta, perché sarebbe un vero peccato se non riuscissimo almeno, diciamo, a conquistare innanzitutto il passaggio, e penso che è assicurato, ma anche in campionato il Napoli potrebbe fare una bella figura, perché visto l'Inter, visto la Juve degli ultimi tempi, il Napoli oggi è la squadra che potrebbe effettivamente vincere lo scudetto o dare fastidio alla Juve. Quindi ci crediamo nello scudetto quest'anno? Io incrocio le dita, ma ci credo, perché il Napoli ha una bella squadra, è un bel gruppo compatto, seguono l'allenatore, e questo è molto 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 importante. Non c'è nessuna mela marcia che possa disturbare l'atmosfera che oggi regna nel Napoli. Io la ringrazio e le lascio con sempre forza Napoli. Anche piccoli tifosi che hanno visto la partita, il nome? Nunzio.
dimmi la cosa che tu ti è piaciuto stasera, dai. Mertens. Mertens, grande Mertens, ma per il rigore che... No, no, in generale, pure la difesa, Monolas, bella prestazione, grande squadra. Grande squadra. Invece tu, nome? Giorgio. Chi ti è piaciuto di più? Di Lorenzo. Di Lorenzo, effettivamente Di Lorenzo è stato... È una grande sorpresa. Grande sorpresa, effettivamente. Meret? Meret, secondo me deve migliorare sui rinvii, però una grande parata su Salah. Mamma mia, grandissimo. Quindi sempre solo? Forza Napoli. Forza Napoli. Sono qui con i signori Antonio e Mario, che ci diranno che cosa pensano della partita di ieri. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Beh, è andato tutto bene ieri. La difesa mi è piaciuta molto. Koulibaly è il solito... Tramontabile. Tramontabile. Ci sta qualcosa ancora che deve essere messo a punto fra Koulibaly e il nuovo acquisto. Comunque una cosa, una bella squadra, ci darà molte soddisfazioni quest'anno. Diciamo che però abbiamo vinto contro una grande squadra. Vabbè, vincere poi con i campioni della Champions è il massimo, però andiamo sempre con i piedi per terra. I piedi per terra, esatto, bravo, perché poi non solo, l'anno scorso pure l'abbiamo vinto 1-0, però loro hanno vinto la Champions. Comunque è una bella squadra, possiamo toglierci qualche soddisfazione. Domanda al signor Mario. Signor Mario, com'è andata secondo lei la partita ieri? Bene, sono rimasto molto contento, perché già ero contento ieri che ho giocato a carte e un amico mio ha perduto 3-4 partite. E sono molto soddisfatto del pomeriggio e soddisfatto... È tifoso della Juve, quindi... No. Mai tifoso, la mia compagna è tifosa della Juve, stamattina ha detto vatti a fare un'altra passeggiata. Vieni verso l'1:30 quando dobbiamo mangiare. Tutto a posto. Quindi io vi lascio con sempre forza. Forza Napoli, sempre. Forza Napoli. Grazie. Giulio Giacciro. Sempre a San Giuseppe Vesuviano, nome? Pasquale. Pasquale, hai visto la partita? Bellissima. Ti è piaciuta? Grande partita. Grandissima. Un'analisi della partita di stasera, dai. Come hai visto il Napoli e come hai visto il Liverpool? Migliore in campo chi è stato? Come hai visto, secondo te, la strategia di Ancelotti? E Ancelotti cercava di imbrigliare il loro palleggio, e gli è andata bene perché ha comprato il centravanti che l'anno scorso disse che erano 4 anni, non che lo renda segnato, però si è trovato al posto giusto al momento giusto. E quindi Ancelotti ha vinto a DHL. Ha vinto DHL, Ancelotti. Si è fatto comprare il giocatore che lui non avrebbe mai immaginato di comprare. È vero, effettivamente l'acquisto di Llorente è un acquisto anomalo per il Napoli, no? Un acquisto che nessuno poteva credere che De Laurentiis si potesse spendere. Un giocatore a 33 anni a quei prezzi. E invece è stato decisivo, ha chiuso la partita. Ma sarà decisivo, perché se gli fa 10 gol si accorcia il gap con la Juve. Assolutamente sì, è vero. Perché gli mancavano proprio 10 gol di quel centravanti e lui non ha voluto mai comprare. Grande parata dei due portieri, Meret e il portiere di Liverpool, due grandi Meret parate. Meret è stata una parata da portiere vero, quella è stata una parata fortunata. È vero. Grande istinto, è rimasto sospeso in aria. Si è trovato con la mano di richiamo e preso. Bello. La sua parata è fortunata, quella di Meret è parata da portiere. È vero. Sono due cose distinte. Quindi sempre sulla forza? Napoli. Come vi chiamate? Villani Davide. Signor Davide, com'è andata secondo lei la partita di ieri? Allora, io me l'aspettavo perché il Napoli è una squadra fortissima e resta solo il fatto che Fabian Ruiz non deve trattenere molto la palla, perché il Liverpool, si sa, è una squadra a livello grosso, a livello molto titolato, fortissimo, con dei grandi contropiedisti. Però nonostante ciò abbiamo vinto con la tecnica, col cuore, con il metodo partenopeo. Una volta una persona mi disse, ma dimmi una cosa, ma tu sei tifoso del Napoli? Io lo sono della città, e quando mia madre mi ha partorita è uscito prima la bandiera e poi io. E quindi la lascio con sempre forza? Forza Napoli, sempre forza Napoli, con tutto il cuore. E casualmente a San Giuseppe Vesuviano troviamo un grande uomo,
Lui è Giuseppe, Giuseppe lo conosciamo perché giustamente è anche sponsor della trasmissione Eurocar Autoveicoli, grande Peppe, titolare di Eurocar Autoveicoli. Come mai a San Giuseppe? Tu dove ti trovi con l'attività? Scusa. Io a San Gennarello di Ottaviano. Ti trovi a San Giuseppe? Adesso stasera sono perché sono con te, ci siamo visti la partita e siamo ancora contenti di questa bella partita che ci siamo visti. Il Liverpool è domato anche stavolta e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Grande, 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 grande. Veramente, migliore in campo chi è stato? Per me, sempre me, pure Meret stasera, che nessuno lo nomina. È vero. Ed è decisivo nei momenti difficili. Le speranze per questa stagione, secondo te? Io ci credo allo scudetto. Ci credo. Ti sentivo prima ci che ci credevi. Ci credo e dico che l'anno giusto, dai. È vero. Un buon viatico. E se vogliamo comprare un'auto, dove dobbiamo venire? All'Eurocar. All'Eurocar. Se no lo scudetto in... non... A Ottaviano. In via? Via Sarno, Ottaviano. Ok, andate a Eurocar, Eurocar Autoveicoli. Tifosissimi di Napoli, com'è stata secondo voi la partita di ieri? Ieri è stato uno spettacolo in Napoli, dovrebbe giocare sempre in campionato così. E speriamo che andiamo sempre più avanti, io lo spero. Speriamo tutti, voi secondo voi com'è andata? È una partita a batticuore, Napoli meritava di più, ma ha anche rischiato. Tuttavia comunque c'è un grande incremento di forza e volontà. Bellissimo, bellissimo. Voi invece? Io dire la verità, me l'aspettavo che Napoli vincesse. Tant'è vero che io ieri volevo giocarmi la vittoria di Napoli 1-0 però. 2-0 avrei perso la bolletta. Comunque contento lo stesso. Io vi lascio con sempre forza. Forza Napoli, sempre. Altro tifoso del Napoli, nome? Forza Napoli. Forza. Il tuo nome? Andrea. È? Andrea, hai visto la partita stasera? Sì, è stata una bellissima partita, il Napoli ha vinto. Sembrava che la partita stesse andando così, che poteva vincere il Liverpool, no. Invece poi alla fine si è rivelato a nostro favore. Un episodio ha sbloccato il tutto, effettivamente. Abbiamo vinto per 2-0. Primo tempo? Primo tempo 0-0, insomma. Molto, molto chiuso, effettivamente. Migliore in campo secondo te stasera? Un nome su tutti, dai, è difficile sicuramente. Llorente, mi è piaciuto tanto, ha fatto il gol, mi piace Llorente. Effettivamente è stato decisivo, sì. Poi tutti più o meno hanno fatto la loro parte, quindi sì. È abbastanza. Cosa prevedi in questo campionato? Vittorie, tante vittorie. Tante vittorie. Secondo te il gap con la Juve potrebbe ridimensionarsi un po'? La Juve ha fatto dei grandissimi acquisti, è comunque una squadra di grandi top, molti top player. Il Napoli deve ancora ha un altro mercato, un'altra cosa, però pian piano riusciremo, può darsi, riusciremo. Però nel frattempo il Napoli sta facendo bene, vince, sta vincendo. Sì. Grande panchina quella del Napoli, decisivi panchinari, quindi effettivamente si vede la mano anche di Ancelotti. Grande Napoli, dai. Sì. Euforia. Forza Napoli. Allora, sempre e solo Forza Napoli. Come vi chiamate? Giuseppe. Signor Giuseppe, com'è andata secondo lei la partita di ieri? È stata una bellissima partita, emozionante, però il Napoli ha meritato perché ci hanno messo l'anima, la desideravano i giocatori la vittoria, hanno vinto per loro, per il pubblico, per tutti e hanno giocato una partita bellissima. E abbiamo dei giocatori che sono veramente bravi quest'anno, anche i sostituti, Llorente è un grandissimo giocatore, anche Lozano è un grande giocatore, Elmas è un grande giocatore, quindi Napoli quest'anno può lottare su tutti e tre i fronti, sia la Champions League che il campionato, per vincere qualcosa. Sono sicuro che il Napoli qualcosa vincerà. Quindi la lascio con sempre forza. Forza Napoli. Grande euforia a San Giuseppe Vesuviano. Ragazzi, ragazzi, abbiamo bisogno di raccogliere, siamo di noi campioni. Ragazzi, 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 nome, Luigi, grande partita. Una partita bellissima, non ho parole. Beh, nessuna parole qua, però noi sappiamo cantare, è vero? Sì. E dai, finiamo così! Sarò con te, e non mi devi votare, alla mia madre, alla mia madre. Da San Giuseppe è tutto, a te vittoria! Ciao, come ti chiami? Manuele. Manuele, secondo te com'è andata la partita del Napoli? Bella, proprio bella. Ti sono piaciuti i gol che hanno fatto? Sì, l'Oriente è stato proprio forte, è meglio Napoli, ci scassiamo che sanno.
Grazie mille, sempre forza Napoli! Altro tifoso del Napoli, nome? Carmine. Carmine, grande Napoli, vista partita. Sì, no? Sì, sì. Sì, ti vedo con la sciarpa, stai venendo sicuramente. Sì. Siamo nel post partita di Napoli Liverpool. Come hai visto il Napoli stasera? Dai. Ho visto carichissimi, fortissimi, quei due gol straordinari. Alla grande, veramente, sì. Dai. Hai esultato al gol. Mamma mia, sì. Alla grande. Come vedi il Napoli quest'anno, le aspettative per questo campionato, dai, secondo te? Li vedo carichi, grazie. Molto carichi, sì. Ce la possiamo fare, dai. Sì, sì, sì. Sì? Sì. Sempre e solo... Forza Napoli! Pubblicità. Rifatti gli occhi. Ottica del Giudice dal 1950 garantisce controlli gratuiti in sede, lenti a contatto di tutti i tipi e riparazioni istantanee gratuite. Dottor Aurelio del Giudice, Piazza Garibaldi 38, San Giuseppe Vesuviano. Telefono 081-8283-153. Non affidarti al primo che capita. Vieni da Ottica del Giudice. Sulla lolla tu stava fa, è la vera specialità, e andu lolla da riaccata. Abbiamo nell'anima migliaia di sì che hanno sigillato l'amore delle coppie che ci hanno scelti. Abbiamo negli occhi la felicità di tante persone che hanno raggiunto traguardi importanti, che con onore ci siamo pregiati di rappresentare. Abbiamo nel cuore l'emozione di tanti sorrisi ricevuti in dono da chi ci ha scelto al proprio fianco nei momenti più belli. E abbiamo voglia di testimoniare tante altre storie ancora non realizzate. Non è un sogno. Sei da Collezione Regine, bomboniere e articoli da regalo. Corso D'Amato 59, Arzano. Misco SRL, fondata da Michele Scotto D'Antuono, realtà leader nel settore della nautica da diporto e non solo, con sede a Pozzuoli, in via Nicola Fasano 72. Ma Misco SRL non è solo questo. L'attività, infatti, è in grado anche di fornire motori completi e relativi componenti aggiuntivi necessari per una prima installazione o sostituzione dell'usato su qualsiasi tipo di imbarcazione. Che spiaggia innocente. Ah, lo bello caffè, sulla lolla tu stava fa, è la vera specialità, e a tu lolla da riaccata. Thank you.
Siamo nel posto Napoli Liverpool 2-0. Grande euforia! Ragazzi, avete visto la partita? Sì! E quindi ragazzi, ma vedo chi lo salta il Juventino, chi lo salta il Juventino, ragazzi, ragazzi, vedo una torta, festeggiato? Vieni qua, vieni qua, grande festeggiato, nome, Fabio, ma avete visto la partita mentre festeggiavate? Sì, perfettamente ragione, mentre festeggiavamo, vedevamo la partita del Napoli e mi ha fatto un grandissimo regalo per il mio compleanno, grande Napoli, grande. Dai, migliore in campo chi è stato? Per me Mario Rui e Koulibaly, mostruosi, una difesa impeccabile. Grande, grande. Spero ragazzi, di... ragazzi, dai, forza Napoli, ragazzi! Come ti chiami? Gaetano. Gaetano, com'è andata la partita di ieri? È stata una bellissima partita. Ieri il Napoli ha giocato proprio in una maniera totalmente diversa rispetto al campionato. Praticamente, cioè, Ancelotti, la qualità di Ancelotti sta proprio in questo: riuscire a preparare partite importanti in situazioni particolari come quella del Liverpool, perché parliamoci chiaramente, è stata la prima partita del girone di Champions contro la vincente dell'edizione precedente, quindi è solo un vanto aver vinto così. Comunque abbiamo giocato bene, la partita era stupenda, molto equilibrata, onore pure al Liverpool. Io ti ringrazio con sempre forza. Sempre forza Napoli. Giustamente la maglietta, quindi. Sempre. E casualmente troviamo il comico Giorgio Coccobello. Voglio stasera fare un poco frischetto, ci vuole una sciarpa. Perché meno 2 adesso, che mi fa 2 gradi, 2-0, 2-0. Ah, 2-0, hai qui. Visto la partita, Giorgio? Mamma mia, mi sono ricreato, hai visto un micione, non ho più sparte, come no, ha cacciato lui a forza, hai ricreato, cioè sì, forza Napoli per sempre, non voglio dire niente di più, perché è notte, tengo in età, hai capito? Ma c'è qua, ciao! Più Napoli di questo non ce n'è. Non c'è. Vabbè, c'è tutto, no. Comunque... voglio morire adesso, ho avuto una grande soddisfazione calcistica, perché il Liverpool è fortissimo, anche se il Napoli esce, perché in casa là chi li ci fanno purpetta, ma però abbiamo accabato, può darsi che là un pareggio, ma pure un 1-0, ci classifichiamo sempre pure, va benissimo, è va sempre benissimo. Forza Napoli. Sempre forza sempre. Napoli. Con il cuore, vai a vedere il Napoli da 60 anni, al Vomero, con Vinicio Bugatti, i vecchi giocatori, cioè ce l'ho nel cuore Napoli. Altro tifoso del Napoli, nome? Fabio. Fabio, hai visto la partita, no? Grande Napoli. Grande Napoli. Un po' di sofferenza a centrocampo, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto mettere paura i campioni d'Europa, mo il cammino penso sarà meno fastidioso. In discesa, sicuramente in discesa. Grande partita del Napoli, a prescindere dai gol, veramente il Napoli ha tenuto testa a Liverpool. Ha tenuto testa ai campioni d'Europa, Mario Rui è stato grande. Migliore in campo. Migliore in campo, Dries Mertens. Un solo nome, Mertens. Parliamo di quel tiro di Mertens e quella grande parata. Quella grande parata del portiere, là è stato miracoloso. E comunque il cammino mo è un pochettino... meglio, basta vincere tutte le partite in casa e andare a vincere le due partite quelle lì. Poi a Liverpool. Possiamo permetterci anche di pareggiare. Grande, finiamo sempre con sempre solo. Forza Napoli, ragazzi, grande! Però lui non è convinto, in difesa forse non siamo andati bene. No, in difesa, Koulibaly è ritornato, è devastante. Oh. Ma amico non è... Allora ci raccontano, un spettacolo è stato io. Ma io la Napoli così, ci raccontiamo troppo. Non è vero, invece no, voi dovete dire la verità, se non vi è piaciuto non vi è piaciuto. Ma non è, ma se ne è 0-0, il Germano Padrino nessuno è 2, voglio dire. 0-0, tenne cocca da Marco, lo tenga da Marco. Allora... Ah,
ecco, lo devi sapere. Grazie mille lo stesso. Ciao, stiamo così, ci ammetto cosa no. E andi Napoli. All'altro l'hanno rinnovato le convenzioni per gli occulti. No. Ti posso dire una cosa io? Non mi interessa di niente. Poi giocare pure qua, vedi la squadra del mondo. O ci arrubiamo o non ci arrubiamo, ma è necessario che ci pigliamo lo scudetto, sta bella coppa. E piccione non pigliamo mai. Non mi interessa. Piccione, vogliamo vincere qualcosa. Piccione non pigliamo mai lo scudetto. La Juve, vediamo stasera con l'Atletico Madrid, vi do anche il risultato. 2-0 per l'Atletico Madrid. Via! Sta pure anche no, ma ci dicono per forza l'autorità, il signore ci voleva dire vogliamo augurare l'autorità alla Juve. Un bell'autorità alla Juve, io l'auguro con tutto il cuore. Anche le donne tifose del Napoli nel post partita Napoli-Liverpool 2-0, ha visto la partita? No. Non ha visto la partita? Stavo qua. E giustamente siamo subito dopo la partita, però un grande forza Napoli lo possiamo dire. Sempre e solo forza Napoli! Come vi chiamate? Maurizio. Signor Maurizio, secondo lei com'è andata ieri la partita del Napoli? Ma il Napoli ieri ha sfoderato una partita brillante, ha dato lustro e prestigio in Europa e si è comportato in una maniera esemplare. Diciamo che non è da poco, battere i campioni d'Europa in carica del Liverpool è stata una vittoria stratosferica, strepitosa. Quindi dico di più, questo Napoli può andare molto lontano in Champions League e può insidiare addirittura la Juve, che è la prima della classe in campionato, e può addirittura competere per lo scudetto insieme all'Inter. La considero una squadra che può secondo me diciamo insidiare la Juventus per la corsa verso il titolo. Per ciò che concerne la Champions League, il Napoli ha le carte in regola per andare molto lontano, addirittura mi auguro ai quarti di finale di Champions League, perché avendo tre centravanti dal carattere forte, dall'opportunismo di Fernando Llorente in aria e l'esperienza di Milik Insigne, questa squadra potrà andare molto molto lontano in Champions League. Io la ringrazio e la lascio con sempre forza. Forza Napoli! Appena terminata la partita Napoli-Liverpool ci troviamo in un grande tavolo qua con Giuseppe. Hai visto la partita, grande partita? No? Soltanto il primo tempo, perché ho dovuto festeggiare il mio compleanno. Ah, oggi è il compleanno. Grande regalo. Grande regalo di Giuseppe, quindi sì, la tavola è tua. Non è mia, l'abbiamo presa in affitto. Festeggia te, la tavola, no? Certamente. Primo tempo in Napoli è abbastanza, diciamo che si sono un po' difese le squadre. Equilibrate, molto equilibrate. È stato il primo secondo tempo. Tempo invece il Napoli è uscito. Secondo tempo non ho potuto vedere. E te lo dico io, è uscita la ribalta, gol di Mertens e Llorente. Siamo felicissimi per questa vittoria. Comunque. Quindi grande, apriamo la bottiglia in diretta, dai, apri, oh! Dai, nel frattempo tifosa del Napoli, no? Nome? Per niente. Non sei tifosa del Napoli, ma non sei tifosa di niente, ok? Nemmeno, allora vado qua. Camicia azzurra, non puoi essere non tifoso del Napoli, no? Sicuramente. Assolutamente. Hai visto un po' di partite? Tratti. Giustamente si festeggiava Giuseppe. Il nostro amico abbiamo perso. Nel frattempo la bottiglia c'è, ragazzi! Per questo grande Napoli, vai! Forza Napoli! Come vi chiamate? Giovanni. Signor Giovanni, com'è andata secondo lei la partita ieri? Ottima. Diciamo che il Napoli, questa è la mentalità che il Napoli deve acquisire col passare del tempo. Infatti il mister fortunatamente sta riuscendo ad inculcare in effetti la mentalità europea, perché il Napoli secondo me è una squadra con mentalità europea. In Italia faremo ancora fatica perché le squadre diciamo tendono ad aspettarci e con diciamo il gioco stretto fa fatica, però in Europa secondo me questa è la linea che Napoli deve proseguire. Io la ringrazio, le lascio con sempre forza. Napoli. Altro tifoso del Napoli, nome? Alfonso. Alfonso, lentino azzurro, non puoi non essere tifoso del Napoli. Quindi. Sicuramente, certo. Hai visto la partita, no? Sì, l'ho vista. Come ti è sembrato questo Napoli? Faccio i complimenti ad Ancelotti che questa sera ha fatto una formazione veramente forte. Inizialmente avevi qualche dubbio quando hai visto la formazione? Insigne sulla fascia. Sì, c'è stato un poco di così, però alla fine abbiamo vinto. Quando hai visto Di Lorenzo contro questo squadrone, cosa hai pensato e oggi cosa pensi, stasera, cosa pensi di Di Lorenzo dopo la partita? Di Lorenzo questa sera ha dimostrato di essere un calciatore uguali a quelli là del Liverpool.
effettivamente non si è vista differenza, da, no no, è diciamo stato bravo veramente, è stato Mané e Salah sembravano dei giocatorini, dai, bloccati tante volte. Cosa ti aspetti in questa stagione, cosa aspetti dal Napoli? Io penso che il Napoli arriverà molto in alto sia in campionato che in Champions, quindi secondo te ci sono buone possibilità che il Napoli possa arrivare lì su, non diciamo la parola, dai. Arriveremo molto in alto, sicuramente, quest'anno faremo di più dell'anno scorso. Grande. Che Ancelotti veramente è un grande allenatore. Sempre solo, forza! Napoli! Come ti chiami? Paolo. Paolo, com'è andata la partita di ieri? Una partita stupenda, su tutti i punti di vista. Napoli completo, in tutti i reparti. Se andiamo così, siamo campioni d'Europa. Ottimo, invece secondo te come ti chiami? Michele. Secondo me se continuiamo così possiamo fare buona strada in Champions. Questo c'è pure la mano di Carlo Ancelotti, che diciamo che ha saputo assestare il gruppo e se andiamo così possiamo fare bene. Ti ringrazio con sempre forza. Napoli, sempre e solo. Altro tifoso del Napoli, dai. Buonasera, buonasera. Ciao, siamo contenti, stasera si è vinto, non inaspettatamente, perché chi ci credeva pure prima, quindi siamo stati fiduciosi, chi è stato ottimista ha raccolto i frutti stasera, quindi... è stata una bella partita, una bella notte azzurra, ci voleva dopo l'amarezza di Torino. Come vedi la strategia di Ancelotti? Dai, tecnicamente parlando, so che tu sei un grande tecnico, ti piace, sì, vedere calcio. Dove ha bloccato il Liverpool? Secondo me pressando, perché è una squadra che se la fai attaccare, la fai pressare nella tua area di rigore non ti permette poi di esprimerti. Abbiamo affrontato a viso aperto e questo ci ha permesso di respingere quella che è la forza d'urto tra Salah e Mané, che sono due grandissimi, oltre Firmino che fungeva da trequartista lì davanti. Quindi l'ha azzeccato e soprattutto il cambio di Llorente, secondo me è stato determinante. Hai temuto un po' all'inizio della partita, sai, il Napoli troppo sbilanciato. Però... quando hai visto Di Lorenzo in campo cosa hai pensato? Di Lorenzo con Mané e Salah? Però io a parte credo che in Italia abbiamo questa reticenza a lanciare i giovani. Di Lorenzo, nonostante il dato anagrafico, lo reputo uno dei migliori prospetti d'Italia. E se i francesi, gli inglesi e gli spagnoli riescono a lanciare i loro giovani, non vedo perché un italiano non dovrebbe fare lo stesso. Quindi viva Di Lorenzo, viva Napoli e viva pure l'Italia. E le aspettative del Napoli per questo campionato dopo questo 2-0? Euforia alle stelle. Alle stelle, però il problema sono sempre quelli là lì davanti, senza colori. Se quelli là rallentano un secondo rispetto al precedente, ce la giochiamo. Peccato per, ci vuole tanta fortuna. Peccato per quella sfortuna di ma il Padre Eterno riesce a restituire quello che ha tolto. A noi restituirà. A Napoli si dice non hanno mercante capavo sabato, quindi speriamo che ce lo restituisca. Verità. Quindi, Enzo, quindi sempre forza Napoli, sempre forza Napoli. E forza KK che ci restituirà il favore. Grande Koulibaly. Va bene. È sempre solo forza Napoli. Va bene, buona serata. Come si chiama? Salvatore. Signor Salvatore, com'è andata secondo lei la partita di ieri? Abbiamo visto un buon Napoli, ancora un po' da perfezionare, con qualche piccola lacuna, però un buon Napoli. Ci ha dato una bella soddisfazione. Speriamo che ce ne dà tante altre. Che ci abbia un buon squadrone. Io la lascio con sempre forza. Io ti ringrazio e forza Napoli. Altro tifoso del Napoli, nome? Giovanni. Giovanni, hai visto la partita, no? Sì. Grande Napoli. Grandissimo. Un'opinione su questa prestazione del Napoli? Avevamo i campioni d'Europa in carica davanti. Abbiamo stracciato tutti. Veramente, grande prestazione. Grande Llorente. Grande Llorente. Migliore in campo chi è stato secondo te? Migliore in campo Koulibaly, sicuramente. Sempre e solo Koulibaly. Già si è dimenticato la Juve. Il Napoli è stato fortissimo, diciamo la verità, dai. Sulle fasce ha bloccato quei mostri di Salah e Mané con Di Lorenzo Mario Rui. E effettivamente più critiche del Napoli. Non ha sbagliato nulla. I laterali del Napoli sono stati sempre criticati, oggi hanno fatto una partita. Sì, grandissimo Di Lorenzo e grandissimo Mario Rui. Centrocampo fortissimo. Cioè, dire che ha giocato male. Meretti ci ha salvato. Meretti, grandissima parata. Quindi che dire, veramente grande Napoli. Le aspettative per questa stagione? Campionato del Napoli? Non lo diciamo, però quest'anno... Sembra la botta buona. Mi sa di sì. Non lo diciamo, l'abbiamo detto. Mi sa di sì. Bellissimo. Non lo diciamo.
quindi niente, non lo so, facciamo un augurio a questo Napoli, dai, alla grande. Basta, diciamo prima... una cosa importante, prima cosa diciamo ai nostri telespettatori che devono cliccare sulla pagina Forza Napoli on the road, mettete mi piace e troverete tutte le interviste che facciamo nei vari paesi. Ogni settimana siamo in un paese diverso e troverete tutte le foto e addirittura tutti gli appuntamenti che noi abbiamo in TV. Come ti chiami? Io Alessandro. Alessandro, secondo te com'è andata la partita di ieri? Abbiamo battuto i campioni d'Europa, che ti posso mai dire? Che siamo contenti? E vedi tu, solo che il Napoli deve solo perfezionare un po' la fase di centrocampo, che secondo me con il centrocampo tu non possiamo giocare. Secondo me, siamo molto più asciugati, abbiamo preso molti contropiedi, molte ripartenze, non ci può andare sempre bene. Io ti ringrazio e ti lascio con sempre forza. Sempre forza, fino alla morte. Sempre a San Giuseppe Vesuviano nel post Napoli-Liverpool, grande Napoli 2-0 e siamo nel bar Cardarelli di San Giuseppe Vesuviano. Forza Napoli! Ragazzi, vi è piaciuto questo Napoli? Troppo. Koulibaly, Mario Rui, troppo forte. Troppo forte. Migliore in campo. Migliore in campo Mertens. Koulibaly. Grande partita. Complimenti per Lorente, un grande uomo, ci aiuterà tanto in questa stagione per la sua esperienza. Potete notare come è difficile trovare effettivamente il migliore in campo, però c'è tanta euforia e quindi sempre e solo forza Napoli! Come vi chiamate? Alberto. Alberto, secondo lei com'è andata la partita di ieri? Da quello che ho sentito, che purtroppo non l'ho potuta vedere, però ho capito che era è stata una partita fantastica. Forse alla fine, che ho visto l'orario, sono sbloccati finalmente, meglio tardi che mai, però... Certo. Niente, per me è una felicità perché vincere contro i campioni d'Europa, non so, penso che vuol dire tanto, no? Come no? Speriamo che vadano avanti così, sempre Forza Napoli. Forza Napoli, sempre. Altro tifoso di Napoli, nome? Giuseppe. Giuseppe, parliamo un po' di questa Napoli, dai, secondo te le strategie di Ancelotti nell'imbrigliare i Liverpool, qual è stata? La difesa ha fatto molto bene stasera, soprattutto Koulibaly, grande Kalidou. Che dire, Lozano un gran calciatore, tutta la squadra molto molto bene. Peccato. Migliore in campo quasi tutti. Diciamone uno. A me è piaciuto molto Mertens. Perché ha sbloccato il risultato? Perché ha giocato proprio secondo no, te? No, perché Mertens comunque è un gran calciatore di altissimo livello e sa sempre quello che deve fare. Ti aspettavi di Lorenzo così forte? Di Lorenzo diciamo perché comunque viene da una squadra diciamo non come il Napoli, però comunque sta facendo davvero bene. Complimenti a Di Lorenzo. Grande Mario Rui, grande Koulibaly. Mario Rui mi ha sorpreso stasera, devo dire la verità. Llorente, ma a me non piace come calciatore, però comunque è del Napoli e quindi lo elogiamo. Ha fatto pure i gol stasera. Bellissimo, come le speranze di questo Napoli per questo campionato? Dai. Speriamo di fare un bel campionato. A prescindere dalla vittoria di stasera, c'è euforia. Speriamo di fare un bel campionato, speriamo di arrivare in cima, almeno così facciamo quello che tanto speriamo da tanti anni. Speriamo bene, forza Napoli. Sempre e solo forza Napoli. Un bacio. Rifatti gli occhi. Ottica del Giudice dal 1950 garantisce controlli gratuiti in sede, lenti a contatto di tutti i tipi e riparazioni istantanee gratuite. Dottor Aurelio del Giudice, Piazza Garibaldi 38, San Giuseppe Vesuviano. Telefono 081 8283 153. Non affidarti al primo che capita. Vieni da Ottica del Giudice. Ah, bello caffè, sulla lonna tu sapeva fa, è la vera specialità, e a due lonna di riaccata. Quando la notte ti prende, ai, tra il cielo e...
Abbiamo nell'anima migliaia di sì che hanno sigillato l'amore delle coppie che ci hanno scelti. Abbiamo negli occhi la felicità di tante persone che hanno raggiunto traguardi importanti, che con onore ci siamo pregiati di rappresentare. Abbiamo nel cuore l'emozione di tanti sorrisi ricevuti in dono da chi ci ha scelto al proprio fianco nei momenti più belli. E abbiamo voglia di testimoniare tante altre storie ancora non realizzate. Non è un sogno. Sei da Collezione Regine, bomboniere e articoli da regalo. Corso D'Amato 59, Arzano. Misco SRL, fondata da Michele Scotto D'Antuono, realtà leader nel settore della nautica da diporto e non solo, con sede a Pozzuoli, in via Nicola Fasano 72. Ma Misco SRL non è solo questo. L'attività, infatti, è in grado anche di fornire motori completi e relativi componenti aggiuntivi necessari per una prima installazione o sostituzione dell'usato su qualsiasi tipo di imbarcazione. Che spiaggia innocente. Ah, la bella cosa, sulla donna tu sapeva fa, è la vera specialità, e a due donne delle accata. Siamo qui da Collezione Regine con il signor Salvatore Manna per ascoltare il suo punto della situazione per quanto riguarda il Napoli. Buonasera. Buonasera, buonasera, salve. Ci rivediamo con tanto piacere. Ieri ha visto la partita del Napoli? Certamente che abbiamo visto la partita del Napoli. Siamo contentissimi, felicissimi. Un ottimo risultato, un grande risultato. Anche se voglio ricordare che anche l'anno scorso abbiamo vinto 1-0. E meritavamo di vincere anche l'anno scorso con qualche golletto in più. Questa volta abbiamo riconfermato il tutto. Il Napoli quest'anno è più forte, si è sicuramente rinforzato nei punti giusti, nei ruoli giusti. Auguriamo sempre che Ancelotti li fa giocare, l'unica cosa che ci preoccupiamo, che li fa giocare nei suoi ruoli. Perché, diciamo, cioè, ieri Lozano un po' la... Brava, forse l'unica nota un attimino, diciamo, fuori fase è Lozano, che Lozano in effetti è un esterno fortissimo, quindi metterlo come quel ruolo sicuramente lo limitiamo, probabilmente o doveva fare una scelta di non far giocare Insigne, faceva giocare Lozano o Mertens, voglio dire, o Caillon, oppure ecco, magari anche lo stesso Llorente poteva giocare al posto di Lozano, tuttora, però è sempre per fare una cosa fatta meglio, insomma, non è una critica. Napoli ha fatto una grande prestazione, risultato ottimo, quindi non è una critica, ma forse l'unica appunto che si potrebbe fare è questo. In difesa invece come avete visto l'accoppiata Manolas Koulibaly? Difesa, a parte Manolas Koulibaly, io veramente farei un complimento a Di Lorenzo e a Mario Rui.
Coulibaly e Manolas non si discutono, ovviamente dovranno trovare un'intesa, questo sì. Albiol era anche un regista difensivo, giocando sempre insieme, voglio dire, troveranno sicuramente questa intesa, ma non si discutono né Manolas né Coulibaly. Però la nota lieta positiva veramente è stata Di Lorenzo, Mario Rui. Complimenti a questi due ragazzi, complimenti. Quindi sugli acquisti che ha fatto il Napoli, che cosa vogliamo dire? Io sono contentissimo e felicissimo degli acquisti, del mercato fatto da Napoli. Paradossalmente io non avrei preso né Icardi né James Rodriguez. Icardi, ottimo giocatore, però sappiamo che purtroppo lui e la moglie sono un grande elemento di disturbo dello spogliatoio e dell'ambiente. Lo stesso James avrebbe un attimino obbligato Ancelotti a fare un 4-2-3-1 e probabilmente là ci saremmo molto scoperti centrocampo in difesa. Io sono contentissimo degli acquisti che ha fatto. Llorente, grande professionista, l'ha dimostrato in due spezzoni di partite, facendo gol, facendo fare gol, ma un professionista serio, integro, un grande calciatore. Non ci vendiamo, questo ha fatto 200 gol, anzi è stato poco apprezzato questo arrivo di Llorente qua a Napoli, e lo stesso Milik comunque gli darà una mano. Elmas veramente sta sorprendendo tutti, Di Lorenzo lo stesso, chi mi dimentico, mi sembra, vabbè, Manolas è una garanzia, una certezza, quindi ottimo mercato, ottimo acquisto. Anche come, diciamo, come Lozano è fortissimo, quindi ovviamente bisogna aspettarlo un attimino, ma veramente è fortissimo. Va bene, va benissimo. Mi avrebbe fatto più piacere che non si facessero tutti questi proclami, Icardi, James, Pepe. Cioè, presidente, fare un po' di... Lo so, però a noi va benissimo così. Secondo me sarebbe ancora più bello dire chiaramente le cose. Non è che noi dormiamo, amiamo il Napoli, siamo passionali, però siamo anche persone intelligenti. E realiste soprattutto. Bravo, quindi va tutto bene, forse... Bisognava farlo nella normalità delle cose, che ci sta bene così. Io non posso fare altro che ringraziarla e di augurarle buona giornata. Grazie a voi, come sempre, forza Napoli. Come vi chiamate? Antonio. Signor Antonio, com'è andata la partita di ieri secondo lei? Questa terza e quarta partita che abbiamo visto di inizio campionato è stata la migliore. Però praticamente c'è sempre quel fatto che vengono momenti di in difesa che possono commettere qualche errore, e l'errore si paga caro. Comunque ce la siamo cavate, hanno giocato bene. Ci sono due o tre giocatori che hanno giocato bene, come si è detto, Kubali e Mertens. E non mi è piaciuto tanto, non solo a me, ma sentendo un pochettino gli amici e cose, pareri, che questa Insigne non gioca, riesce a convincere, non riesce a convincere, fa sempre quei passaggi. Fa sempre quei passaggi uguali, che invece di farlo verso un pochettino più lontano il portiere, che lo potrebbe prendere Cavaion e cose, tira in porta quei tiretti che poi para. Invece il passaggio dovrebbe essere più completo, verso più lontano dal portiere, che i nostri attaccanti potrebbero approfittare per segnare in porta. Ma vuol fare sempre quel gioco. Quando vuole scartare, diciamo, e si fa prendere la palla, o passa indietro, ma non c'ha quel corso che c'hanno le ali, sia destra che sinistra, che corrono. Deve migliorare un pochino, diciamo. Corrono alle ali sia a destra che a sinistra, come fanno gli altri, e fanno il passaggio, il cross a scendere per praticamente l'attaccante. Invece tutto questo, sì, lavora, cosa, però poi questo deve concretizzare, diciamo. Lavoro che fa e viene annullata per quelle cose che lui pensa di fare, il goletto angolato come l'ha fatto qualche anno fa, due anni fa, che su 10 ne ingarrava 5, ma su 10 ne indovina uno, perché oramai il tiro lo fa un pochettino non tanto forte, non tanto angolato, che praticamente non arriva a agganciare Galaion o l'ala destra che può andare in porta. Signor Antonio, io la devo lasciare. È il succo della partita. Comunque complimenti. Ah, allora mi dicono, se non vanno via, gli dico sempre forza Napoli, non ce ne andiamo più. Complimenti. Aspettate. Per questo qua esiste solo Mertens. Sì. Mertens. Ah, solo Mertens.
In tutti i calci, solo Mertens. La volta scorsa ha fatto la doppietta, ha giocato bene anche ieri. Il gol è stato opera di Mertens, che ha rubato la palla e praticamente è stato. Quindi forza Mertens. Forza Mertens, forza Kumbali, forza Napoli. Forza Napoli, grazie mille. A voi, arrivederci. Altro tifoso del Napoli, nome? Gaetano. Gaetano, hai visto la partita, no? Sì, ho visto la partita, mi è piaciuta. E diciamo che sto vedendo un bel Napoli da dopo la sosta che c'è stata delle nazionali. Quello che mi sta impressionando di più sono i due esterni, Di Lorenzo e Rui, che l'avevamo quasi buttato. Effettivamente Mario Rui già era del Torino, tutti Verdi e Mario Rui del Torino. L'avevamo già buttato. Grande partita. Grande partita. E poi quel piccolo fenomeno di Elmas che mi è piaciuto contro la Sampdoria, oggi invece mi è piaciuta tutta la squadra. Bene, veramente grande partita. Sì. Le speranze per questo campionato secondo te? A prescindere dalla vittoria di oggi. Si mira sempre al massimo, speriamo. Sempre. Sempre forza Napoli. Tu? Nome? Felice. Felice, tu sei tifoso di Napoli? Sì? Forza Napoli al volo, lo vogliamo dire? Forza Napoli. E tutti insieme? Sempre forza solo? Napoli. Forza, forza Napoli. Napoli. Come ogni cosa bella siamo giunti al termine, per cui non posso fare altro che salutarvi e dare la linea a Lino. Alla settimana prossima. Siamo sempre a San Giuseppe Vesuviano dopo la vittoria del Napoli 2-0 con Liverpool e siamo con la storia di San Giuseppe Vesuviano, eh? Siamo alla pizzeria da Gino, col titolare è proprio Gino. Gino, grande tifoso del Napoli, no? Sì, sì. Hai visto la partita? Sì. Un'opinione sulla partita? Siamo forti, chi sta? Grande partita. Che stanno in maniera da avere con nessuno. Ci mangiamo. Molto verace lui, effettivamente. Il migliore in campo? Mertens. Lozano grande e Insigne. Cosa ti aspetti da questo campionato dopo questa vittoria del Napoli? Io penso che quest'anno dovremmo passare a Champions. Champions? Sì. No, come... Un campionato invece secondo te il Napoli? Io penso che quest'anno ci abbiamo scudetto. Addirittura scudetto. Va bene. Grande scudetto. Quindi sempre e solo forza Napoli. Eh sì, da San Giuseppe Vesuviano è tutto, grande vittoria del Napoli, 2-0 su Liverpool, abbiamo ascoltato tanti tanti tifosi, ma il vero tifoso è il nonno Peppe che ci dice la sua. Ciao ragazzi! Voi del mondo del pallone non riuscite a fessarie, che bucciardo mamma mia, oggi tutto so campione e di male vuoi to. La faccia la formazione, si è uscito il tuo figlio, sono arrivata a conclusione, cavoli e pazze parlò.